Ragazze, e benvenuti al solito appuntamento mensile dei preferiti del mese questa volta di marzo. Come potete notare, sono andata ad aggiustare un pochettino la franza, perché mi sono resa conto che era un pochettino troppo lunga quindi che mi copriva gli occhi e non vedevo bene. Quindi, sono andata dal parrucchiere l'altro giorno e mi sono fatta aggiustare la franza, l'ho fatta bella pari. E insomma, mi piace molto l'effetto. Fatemi sapere cosa, cosa ne pensate del, del nuovo look con, con la Franza. Allora, una piccola premessa prima di iniziare il video oh, c'è da dire che in questo mese oltre ai prodotti che sto per mostrarvi ho, ho avuto modo di provare oh, anche gli acquisti insomma, che ho fatto al Cosmoprof perché comunque il Cosmoprof c'è a inizio a inizi marzo quindi oh, durante questo mese ho provato anche altri prodotti però non mi sento ancora di, recensirvi, di recensirveli e oh, insomma di, di farvi una review un po' più approfondita uh, sicuramente il mese prossimo li troverete o nei preferiti o nei promossi bozzati. Uh, mi prendo ancora un altro po', ancora un mesetto per provarli, così vi posso fare una recensione un po' più approfondita. Allora inizio subito con il primo prodotto. Vado, vado a caso ed è il mascara di uh, Bottega Verde. Questo qui il mascara volume Extra Black. Ed è uh, questo qui è un sample da 8 ml e ha estratti, se non sbaglio, ed è con vitamina E e proteine della seta. Questo qui è un sample che uh, mi ha inviato l'azienda, grazie a un'iniziativa che c'era sul campione uh, gratuiti su Facebook. Bisognava, se non sbaglio, iscriversi al loro sito e loro vi mandavano. Un mascara gratis, c'è da dire che sin da subito io ho sempre snobbato questo prodotto perché uh, appena uh, penso voi andate ad acquistare ad acquistare questo mascara la consistenza che ha è troppo liquida quindi appiccicava moltissimo le ciglia. Non dava nessun effetto né volumizzante né un pochettino allungante, non mi piaceva assolutamente. Aveva, colorava semplicemente le ciglia e basta uh, con il tempo perché poi insomma sono andata a riscuoverlo nella, nella cassettiera si è, un si è un pochettino addensato quindi la consistenza è cambiata e l'effetto devo dire mi piace molto l'ho portato anche come oh... A Bologna perché comunque ha un packaging molto piccolino e mi piace molto oh, l'effetto che dà, oh, sempre però, con questa consistenza un pochettino oh, densa, quindi si deve seccare un pochettino il prodotto per dare il meglio di sé. Mi piace perché è un bellissimo nero molto più intenso del, del mascara di Essence il black East, se non sbaglio, della linea multi-action, poi oh, separa bene le ciglia, oh, non le volumizza, però ho Notato che li allunga un pochettino, quindi um, il, prefer il preferito del mese di marzo è questo mascara qui di, di, botte di Bottega Verde. E ve l'ho scritto anche su Facebook. Per chi mi segue su Facebook, ho scritto proprio un post, uno stato insomma dedicato a uh, questo mascara qui. Non so se uh, insomma nel negozio la confezione è la stessa, ma se non sbaglio, sì, leggermente più grande poi um, un altro prodotto preferito uh, di um, questo mese è la Complexion Perfection uh, di Elf questa qui è quella che fa parte della linea studios quindi da 4 euro se non sbaglio 4,50 e come potete notare è stra utilizzata infatti al Prof ho preso come cipria correttiva quella lì della Physian Formula che ero molto curiosa di provare perché comunque questa qui sta terminando perché la utilizzo Spesso uh, per terminarla, perché comunque ho notato che uh, mi si sta seccando insomma, il, uh, il prodotto e uh, mi dispiace perché è davvero un'ottima un cipria se insomma andate a mescolare i, i colori. Vi faccio vedere che è oh, tipo questo oh, è bianca, però sulla pelle risulta, risulta trasparente. L'unica cosa oh, che vi consiglio è di non abbondare molto con questa cipria perché sennò vi sbianca un pochettino il viso, ma non tanto. Oh, ve la consiglio soprattutto per le ragazze che hanno una pelle mista e grassa perché mattifica moltissimo oh, il viso e l'effetto dura a lungo. Quindi promosissima. Uh, se non compravo quella lì della Physian Formula sicuramente avrei fatto un mini ordine alla ELF solo per ricomprare questa cipria qui. Tra l'altro uh, la confezione dura tantissimo perché l'ho comprata tipo l'anno scorso e l'ho finita adesso. E uh, infatti c'è all'interno 13,5 grammi di uh, prodotto. Sta scritto qui uh, è minuscolo quindi... Non, non si legge bene, comunque fidatevi, sono 13.5 grammi di prodotto per una, con una scadenza di 12 mesi e io posso dire di averla finita dopo, dopo un anno ed è ottima. È anche comoda da portare in, in borsetta perché ha questo specchio bello grande. Comunque è tra i preferiti di questo mese. Oh, anche questo mese è onnipresente il Soft Matte Lip Cream dell'Anix, è stato un, il mio rossetto tinta labbra preferita del mese, del mese di, uh, anche del mese di marzo perché era tra i preferiti di febbraio, ma davvero non posso fare a meno di questo prodotto perché oltre ad avere, ad avere un bellissimo colore dà davvero un bel effetto sulle labbra, dura a lungo, non ho bisogno di ritocchi perché dura anche 6 uh, ore quindi è davvero ottimo è un peccato perché oh, al cosmoprof non, uh, non ha venduto lo stand X perché sicuramente avrei acquistato tutte le colorazioni di, questa, um, uh, di questo prodottino qui ha aperto il sito oh, oh, sono andata a dare un'occhiata i prezzi sono un po' caretti però penso comunque di farci un mini, un mini ordine e uh, sicuramente di uh, riordinare questi, questi prodottini qui. Questo prodottino qui perché è bellissimo. Uh, dalla webcam non rende, sembra tipo un color mattone, ma è un bellissimo rosa antico. Voglio vedere se uh, sbozzato rende. sbocciato sì, è questo bellissimo rosa malva scuro che tende al rossizzo, però è molto molto bello e super resistente ed ha un, un effetto metto sulle labbra molto molto bello e per di più è anche eh, idratante, quindi davvero ottimo poi uh, come uh, base, uh, base trucco sto utilizzando questo qui, questa base illuminante di Debbie che fa parte del, uh, progetto, del mio progetto insomma smaltimento prodotti, ogni mese cerco di concentrarmi su un prodotto per, uh, per finirlo e, uh, e sto utilizzando tantissimo questa qui di Debbie che uh, fa parte del progetto smaltimento prodotti da un sacco di tempo e non vuole finire e insomma mi sto impegnando per terminare questa, questa base qui perché comunque l'ho comprata tempo fa e. Oh ha una scadenza di 12 mesi però essendo un prodotto in crema, in, in crema mh, ho paura insomma, che va male e mi dispiace quindi mi sto impegnando a finire questa base qui perché è davvero molto, molto buona oh, fa durare di più il, il trucco e crea davvero un effetto luminoso oh, sul viso molto molto carino oh, è una confezione da, da 30 ml e insomma, qui dice che dà un effetto naturale oh, al viso, una base luminosa per un incarnato perfetto. Ed è questa qui, la Debbie Radia, oh, Radiance Solution. E oh, penso che la potete trovare anche da questa pone. io lì l'ho presa. Ed è questa qui. Poi alternata alla base Debbie. <coughs> Quando volevo un effetto matte sul, sul viso, uh... Ho utilizzato la crema della XEA Beauty, questa qui per, uh, per il viso, perché uh, essendo una crema studiata per pelli miste e grasse, crea davvero un effetto matte al viso. Um, e uh, mi piace perché comunque la stesura del fondotinto, del, fondotin del fondotinto, del fondotinta risulta più... Uh, come dire, uh, favorisce insomma, la stesura del fondotinta. Mi piace molto l'effetto che, uh, che uh, ha il fondotinta con questa crema qui sotto. Tra l'altro ha un'ottima profumazione e um, è leggermente colorata. Vi non... faccio vedere ha questo color carne. Ha un odore molto molto buono. Oh, devo dire che oh, più il tempo passa, più oh, i prodotti della XEA sono davvero buoni. Io ho oh, la crema viso e il... <coughs> scusate! ma mi stavo strozzando e il fondotinta e sono buoni entrambi i, i prodotti gli altri li ho messi in palio per il giveaway perché non erano indicati insomma per, per la mia pelle erano dei veri e propri trattamenti per pelli miste e grasse quindi ho preferito dare l'opportunità a una di voi di provarli uh, insomma questa questa qui poi uh, come, come cipria ho utilizzato uh, questo mese, oltre alla complexion perfection, ho oh, so storta, ecco, uh, la, uh, ci, la, il fondo di uh, Glossip, che è, il, che è il Wet and Dry Foundation, lo 04Alnut, ormai insomma è presente in diversi miei video e uh, come, infatti come potete vedere è abbastanza, uh, abbastanza scalato. lo utilizzo per uniformare l'incarnato quando utilizzo la BB cream o per rendere più uh, coprente il, uh, il fondotinta mi piace molto l'effetto e la sto utilizzando insomma come cipria perché come fondo non è adatto per la mia tipologia di pelle perché tende insomma a seccarmi il viso e dato che ho la pelle secca tipo mi, mi si iniziano a fare delle crepe L'ho utilizzato anche con la crema idratante sotto e non, uh, non è adatto, quindi la sto utilizza, lo sto utilizzando in, uh, in questo modo qui poi ho eh, preferito di questo mese il correttore di Wicon ho anche altri correttori ho anche quello di Kiko, quello della Wet n Wild però mi piace molto questo correttore di Wicon che è lo 03 eh, non ha un nome preciso ha il liquid concealer normale ha oh, 8,5 ml di prodotto da una scadenza di 6 mesi, se non sbaglio ha un prezzo intorno ai 4,50 euro 95, più, più di 5 euro non costa e devo dire che uh, mi piace molto sia uh, la coprenza che il colore perché uh, è leggermente aranciato quindi mi copre bene le occhiaie è molto idratante uh, quindi uh, quando, pure quando ho il contorno occhi secco idrata tantissimo è uh, un fondotinta uh, con particelle luminose quindi mi illumina anche uh, insomma il contorno occhi mi piace moltissimo e Uh, devo dire che uh, uh, mi trovo uh, bene uh, e lo paragono quasi al mio adorato uh, 16 ore concealer di Essence. Quello lì è il mio correttore adorato. E voi lo sapete. Però questo qui non è da meno. E c'è da dire che uh, quello di Essence tipo costa un 3,49 euro. Questo qui ci aggiungete 2 euro. Però avete molto, molto più prodotto. Io quello lì di Essence neanche un mese lo finisco quindi. Uh, Conviene molto di più questo qui di Wycon, poi i prodotti di Wycon, devo dire la verità, mi sono trovata bene con quelli che ho, sono fatti davvero ottimi prodotti. Poi uh, come uh, prodotto per sopracciglia questo mese ho utilizzato tantissimo uh, il mio eyeliner della Fisian Formula, questo, questo, questo qui, infatti è strafinito, si può dire, mi è rimasto solo il sotto. Infatti c'è il buco ho Amato queste liner, lo amo tuttora perché è proprio lo stesso colore delle mie sopracciglia ed è super resistente, si stende benissimo sulle sopracciglia. Fa l'effetto sopracciglia tatuata come piace a me. So che non piace a tutti come effetto, però io, io l'adoro. Dato che comunque le sopracciglia tatuate costano abbastanza, mi accontento di disegnarle con, con le liner. Questo qui sotto ho cercato comunque oh, di utilizzarlo perché oh, non. non lo utilizzavo perché ho colori di Essence, ho colori di MAC e utilizzavo quelli. Ho cercato comunque di utilizzarlo in qualche modo perché mi dispiace che uh, si secca e insomma ho utilizzato questi, questi due liner qui. Ho cercato di. Uh... Non, uh, di non utilizzare quello lì di Essence che è il mio preferito in assoluto e di utilizzare questo qui che non è un vero e proprio nero perché all'interno tiene dei micro glitter blu non so se si vede Comunque, non è un vero e proprio nero, non ha una scrivenza superlativa come quello di Essence, però sto cercando di uh, utilizzare anche le liner nero uh, qui sotto, che non l'ho proprio calcolato per tutto questo tempo che ho questo eyeliner, questo qui è quasi, è quasi finito e l'ho preso se non sbaglio l'anno scorso al Cosmo, Prof, Quindi è già diverso tempo che ce l'ho quindi voglio cercare di smaltire anche questo eyeliner qui, anche questo eyeliner insomma nero. Secondo che chiudo bene, se no, quel poco che resta mi, mi si secca. Ed è il set, insomma, delle liner per occhi marroni della Freeze Formula. Poi, come ombretto, ho utilizzato spesso oh, questo qui della Jade Minerals, che è bellissimo. Lo prendo così, ve lo vi faccio un piccolo sbozzo per chi non ha visto il video sugli ombretti della Jade Minerals. Bagnato è superlativo davvero. Ed è questo: questo lilla con riflessi di oro è un duochrome Chrome e fa parte di un set che ho acquistato sul sito della Jade Minerals per 5 euro. C'era cioè insomma questa promozione che davano 5 ombretti a 5 euro. In più mi è arrivato anche un ombretto in omaggio con spese di spedizione gratuite perché l'oro. Hanno sia le spese gratuite che quelle con raccomandata che costano 6 euro e devo dire mi piace moltissimo questo ombretto qui. L'ho utilizzato sia sotto che bagnato, però bagnato rende di più. È un ombretto molto molto bello perché illumina tantissimo. Uh, lo sguardo e basta anche solo questo ombretto qui su tutta la palpebra una riga di eyeliner sottile e insomma un rossetto un po' più importante un gloss uh, mascara e siete pronte perché è davvero un colore molto molto particolare io spero che um, anche se con la webcam rende il colore è, insomma qui è asciutto però bagnato vi assicuro è ancora più bello ed è anche resistente pur essendo un ombretto minerale. Questo qui è lo 0.12, almeno penso, perché si è, <coughs> si è cancellato, o di 12, non lo so. Comunque fa parte del, del set dei 5 ombretti che trovate nella sezione saldi sul sito Zelmiraz. Poi come ultimo prodotto, però su di questo insomma non, non vi dico più di tanto perché oh, vi farò una review apposita ed è la palettina dell'isadora. Uh, make-up le, sha uh, le shadow quartet che ho uh, postato la foto su facebook uh, anche con, uh, con gli sbocci questa palettina mi è stata gentilmente omaggiata dall'azienda questo è il, uh, è il packaging e questa, queste sono le colorazioni l'ho utilizzata questo mese per, uh, per provarla ed è questa qui. Non vi dico più di tanto perché, se no, insomma, risulto ripetitiva. Perché, comunque, devo girare il video review uh, di um, questa palettina qui. Vi faccio vedere anche. Realizzerò un trucco con questa, questa, palettina, uh, con questa palettina. Insomma, vi faccio vedere anche gli ombretti all'opera come sono. Questa qui è la 68 Links. Ha una scadenza di 18 mesi ed ha in totale 7,2 grammi di, di prodotto. Comunque, oh, non vi preoccupate, c'è in, in programma la review di uh, questa palettina qui. Quindi, per le interessate, ci sarà un video apposito della palettina uh, Isadora. E niente, ragazze. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, ragazze.